Buonasera e benvenuti a Hidden Paranormal Activity. Siamo arrivati al settimo appuntamento con questa trasmissione che vi tiene incollati, come vi avevo detto anche in altre occasioni, allo schermo per parlare di paranormale, di occulto e di ignoto. Non sono solo, come al solito, a parlare di questa interessantissima puntata che tratterà in qualche modo qualcosa che mi riguarda, perché ormai sono stato soprannominato Chucky all'interno di questa trasmissione. Però prima di passare all'argomento di questa serata vorrei presentarvi i miei compagni di viaggio, che sono Giampaolo Peroni, fondatore del GIAP Roma. Buonasera a tutti. E Paolo Pulcini, investigatore. Buonasera. E se mi chiamate Chucky anche in questa occasione, probabilmente vi denuncerò. Tuttavia, questa sera appunto parleremo di bambole ed oggetti maledetti. Si sa che nel corso dei secoli moltissimi oggetti, a quanto pare, anche secondo la teoria della psicometria, si sono in qualche modo caricati di energie negative. Alcuni di essi sono addirittura divenuti delle vere e proprie dimore per spiriti diabolici che sembrano infestarli. Però prima di parlare e di continuare insomma questo interessantissimo discorso rispetto alla puntata, vorrei ricordarvi i contatti per mettervi in contatto con noi, per chiamare qui in trasmissione, che sono lo 06 71 54 31 20, per chiamare appunto per le vostre telefonate, e il 39 39 300 400 invece per mandarci i vostri messaggi. E ne stanno già arrivando qualcuno. Come di consueto, un grande saluto al GIAP e al mitico grandioso Chucky. Buona trasmissione, come al solito non siete i soli. Grazie. A ricordarvi questa cosa da parte di Alessio. E un messaggio da parte di Tiziana. Buonasera grande GIAP, stasera ci volete proprio spaventare, perché a parte i film queste bambole sono molto più spaventose. Siete fantastici. Grazie, quindi siete fantastici. Sì, sono alcune di queste bambole, di questi oggetti, delle storie che li riguardano, sono effettivamente spaventose. Altre magari sono anche un po' gonfiate, no? dai vari racconti. Intanto devo riprendere Stefano, perché ha dimenticato un ospite. Non siamo soli questa sera. Qui è vero. In mezzo a noi vedete che c'è un altro ospite che sveleremo più in là, quindi non come dice Stefano, rimanete incollati al televisore, perché ne vedrete delle belle questa sera. Intanto, come sempre, vi proponiamo un piccolo video introduttivo proprio sull'argomento di questa serata. Ecco, abbiamo fatto bene a scegliere un video introduttivo non troppo pesante, con foto abbastanza leggere, perché almeno abbiamo reso bene l'idea questa sera. Cominciamo subito appunto a parlare di alcuni di questi casi di bambole infestate. Una delle prime storie che vi raccontiamo, ve la racconto io, è la storia di una bambola realmente esistita e che esiste ancora e che ha ispirato il film Chucky, la bambola assassina. Naturalmente ha solo ispirato il film, la storia di queste due bambole è completamente diversa. Parliamo della bambola Robert. La storia della bambola Robert ve la faccio breve. Parliamo di inizi del 1900 a Key West in Florida. Una famiglia che risiedeva lì in una villa con il primogenito figlio Eugene Robert, o Robert Eugene, vabbè, fa lo stesso, insomma aveva il doppio nome, e che viveva in questa casa con i propri servitori. Uno di questi servitori un giorno decide di regalare una bambola fatta da lui proprio al bambino, a Eugene.
Questo bambino si affeziona subito alla sua bambola, tant'è che gli dà il nome come il suo primo nome, cioè Robert. Ci gioca sempre, praticamente le giornate le passa insieme a questa bambola, e nulla di strano, si era affezionato. La mamma si incuriosisce perché sente alcune volte dalla camera del bambino porre il bambino che pone delle domande alla bambola, e poi un'altra voce che risponde al bambino. Ma la mamma non si allarma più di tanto, pensa che sia il bambino che fa una vocina un po' diversa per autorispondersi alle sue domande, e fin qui tutto bene. Il problema è che dopo un po' di tempo in realtà queste giornate di allegria si trasformano in paura per Eugene. Questo perché la mamma comincia a sentire sempre dalla stanza del bambino una voce molto differente, una voce grossa, profonda, che sembra rimproverare il bambino, e alle volte si sente il bambino gridare. In una di queste volte la madre interviene, entra nella camera e trova il bambino ai piedi del letto, impaurito, e la bambola seduta sul letto che guarda il bambino. All'inizio i genitori pensano che Eugene magari possa aver dato troppa importanza a questa bambola, e quindi pensano a un suo problema psicologico, non pensano ad altro. Il problema è che col passare del tempo in realtà Eugene comincia a soffrire di incubi sempre più ricorrenti, grida durante la notte chiamando i genitori, e i genitori, quando si recano nella camera del bambino, trovano spesso oggetti rotti per terra, mobili addirittura spostati verso la porta, quasi a non voler far entrare i genitori nella stanza, e il bambino che ai piedi del letto sa soltanto dire ai genitori: è stato Robert, è stato Robert. Andando avanti col tempo, anche i servitori e i vicini di casa segnalano degli strani accadimenti all'interno della casa. I servitori sentono delle risatine, delle voci uscire dalla camera di Eugene anche quando loro non ci sono, e addirittura dei vicini testimoniano che vedono la bambola Robert davanti a una finestra. Nulla di strano, magari il bambino l'ha lasciata davanti alla finestra. Il problema è che la bambola la vedono in diverse finestre, quindi come se qualcuno la spostasse, anche se dentro la casa non c'era nessuno. Tutto va avanti per un po' di tempo, poi fortunatamente per Eugene la famiglia si trasferisce a Parigi, e diciamo così Robert viene un po' dimenticato, messo in soffitta, e gli accadimenti sembrano fortunatamente andare a scemare. Dopo svariato tempo Eugene diventa maggiorenne, si sposa, si sposta dalla casa familiare a Parigi, fino a tornarci alla morte dei genitori. Prende possesso della casa e la prima cosa che fa: prende la bambola Robert dalla soffitta, la mette in una stanza e fa costruire una stanza proprio soltanto per la bambola, con i mobili addirittura fatti su misura per la bambola. La moglie Anne, la moglie di Eugene, capisce che lui è troppo succube di questa bambola, che qualcosa non va, quindi senza dire niente al marito prende questa bambola, la ributta in soffitta e cerca di farla dimenticare al marito. Il marito, appena se ne accorge, ha una, tra virgolette, trasformazione, cioè tratta la moglie in malo modo come non ha mai fatto in vita sua, e da lì il rapporto si deteriora. Pochi anni dopo Eugene muore e la moglie va via da quella casa, e la casa viene affittata ad un'altra famiglia, con la clausola che quella bambola e quella stanza non dovevano essere toccate. Dopo pochi anni muore anche Anne, la moglie di Eugene, e naturalmente la famiglia, che aveva ormai la proprietà della casa, decide di non mantenere più quella clausola, prende la bambola Robert, la ributta in soffitta e trasforma la stanza della bambola in una stanza normale in cui vivere. Dopo pochi anni la casa viene venduta e la nuova famiglia prende possesso della casa. Il padre di questa nuova famiglia, il capo famiglia, trova durante i lavori la bambola Robert in soffitta e decide di regalarla alla figlia. In poco tempo la figlia comincia a soffrire anche lei di incubi ricorrenti, anche lei si sveglia di notte gridando e dicendo che ha paura della bambola, e chiede al padre di far sparire la bambola cattiva. A quel punto il padre si informa, viene a sapere della storia di questa bambola e decide di darla via.
non si sa come, non si sa perché, ma la bambola alla fine torna a Key West in Florida e addirittura viene donata ad un museo, il Martiglio Museum, sempre di Key West in Florida, dove tuttora è esposta. La storia di questa bambola potrebbe finire qui, ma in realtà ci sono dei retroscena un po' tra virgolette strani, e cioè ad un'analisi la bambola presenta un'anomalia, e cioè i capelli di questa bambola sono capelli reali, quindi si pensa che il servo che ha donato la bambola a Eugene l'avesse fatta con i capelli proprio del bambino, con alcune ciocche del bambino. Questo rovescia completamente, almeno in teoria, il dono del servo verso questo bambino, e cioè era visto come un dono affettuoso. Invece in questo caso, e vedendo poi come si è evoluta la situazione, si potrebbe pensare addirittura ad una sorta di antico rito che poteva legare la famiglia Otto ad una esistenza difficile, travagliata, la stessa vita che magari potevano fare i servi con un padrone cattivo. La bambola Robert, dicevo, è tuttora esposta in questo museo ed ha una particolarità. Se voi vedete dietro anche alla foto che state vedendo adesso, ci sono tanti fogli attaccati nella teca dove è conservata. Ecco, quelle sono tutte lettere. Non è che la gente è pazza e scrive come a, non so, come una reliquia di un santo per chiedere grazie o roba del genere. No, c'è una particolarità, che chi ha provato a scattare fotografie alla bambola Robert spesso è incorsa in incidenti strani, ad esempio foto sfocate, macchine fotografiche che si rompevano, fino addirittura a incidenti stradali al ritorno dal museo o improvvise malattie. Quelle lettere che vedete lì dietro in realtà sono delle lettere spedite alla bambola Robert con il permesso di ottenere quella fotografia che hanno scattato e il perdono per non aver chiesto il permesso alla bambola di fare quello scatto. Ecco, magari chi è in quelle zone può visitare il museo, vedere la bambola che è tuttora esposta, però mi raccomando, se vi capita di andarci, prima di fare la foto, nel dubbio, come diciamo sempre, chiedete il permesso e non vi succederà niente. Questo è un accenno delle prime storie che riguardano oggetti infestati o bambole infestate, ma adesso ce ne sono tanti altri e magari Paolo ce ne può raccontare qualcun altro che sicuramente conosce più di me. Sì. E intanto vi ricordo sempre che poi parleremo anche dell'ospite che abbiamo qui in mezzo a noi. Sì, passiamo da una bambola ad un oggetto. In questo caso ci spostiamo in Inghilterra e siamo alla fine del 1600, dove un uomo con sua figlia si trasferiscono in una cittadina che si chiama Kirkby. Qui comprano una fattoria e l'uomo all'interno della fattoria, all'interno della casa, costruisce anche una stanza segreta, perché in realtà è un falsario di monete. Quindi insomma non è una persona proprio, diciamo, pulitissima. Però a noi non ci interessa lui, in realtà ci interessa la figlia, che si va a sposare con un abitante del luogo, un certo Thomas Busby. Chi è Thomas Busby? Thomas Busby è una persona normalissima, anzi conosciuta più che altro perché è un gran bevitore di birra, quindi è un frequentatore della locanda di questa cittadina. Locanda che, dopo che la ragazza e Thomas si sposano, li vede proprio andare ad abitare lì, in modo che Thomas possa continuare a bere ogni sera, seduta sempre nel suo solito posto, sempre sulla sua solita sedia, che da anni lo vede protagonista della locanda. Infatti ne esce sempre praticamente ubriaco. E proprio purtroppo una di queste sere, dove ne esce così in uno stato insomma non lucidissimo, raggiunge la fattoria del suocero, diciamo erano diventati quasi soci in questo creare monete false, e c'è una discussione, non si sa se per questo ruolo che hanno o per la figlia. Resta il fatto che Thomas uccide il suocero, viene riconosciuto colpevole
e viene a quel punto condannato all'impiccagione, ma Thomas chiede tranquillamente al giudice un piacere prima di morire, se può bere ancora della birra. Dai. Quindi non si smentisce neanche sul punto di morte, il giudice acconsente, e mentre fuori preparano il palo per l'impiccagione, Thomas incomincia a bere e velocemente si beve un numero di birre elevato, tant'è che il momento in cui arriva il momento dell'impiccagione esce dal pub praticamente un'altra volta ubriaco, però dice qualcosa del tipo: adesso, nel momento in cui io morirò, chiunque occuperà la mia sedia all'interno della locanda vedrà anche lui una morte inaspettata. Ovviamente la gente del posto, vedendolo in quelle condizioni, che secondo loro farneticava, ha preso a ridere questa cosa. E la sera stessa dell'impiccagione, già il primo concittadino si mise seduto su quella sedia per sbeffeggiare le parole e quello che aveva detto la mattina il povero Thomas. In realtà questo concittadino il giorno dopo viene trovato morto lungo la strada della cittadina. E da lì negli anni si sono susseguiti molti di questi casi dove ovviamente nessun concittadino ci si è più messo, ma molti forestieri venivano invitati comunque, certo, a sedersi, e molti di questi in realtà a distanza di poche ore, di pochi giorni, si scopriva che purtroppo erano deceduti. A quel punto la locanda incomincia a togliere la sedia, la tiene in un magazzino, per anni è stata dimenticata, dopodiché è riuscita fuori e ha ripreso la sua maledizione, ovvero chi andava incontro alla seduta di questa, in questa locanda, che nel frattempo ha anche cambiato nome proprio perché ha ripreso la leggenda e è ritornato fuori il nome di Busby, infatti è Busby Steep Inn, adesso si chiama, ha continuato insomma a mietere vittime finché la sedia a quel punto è stata tolta del tutto, ceduta in un museo di una cittadina vicina che, per levare ogni possibile rischio, la tiene proprio appesa al muro in modo che nessuno possa sedersi sopra. Ecco, questa diciamo è la sedia maledetta del buon Busby. Nel buonissimo Busby, che insomma si è ubriacato fino a morirne. Vabbè, una bella vita. Però insomma, allora ci sono arrivati molti messaggi, una da parte di Tiziana dopo il precedente: niente foto alla bambola Robert, il mio reportage allora mi metterà nei guai. Non sappiamo quale reportage abbia fatto Tiziana, ecco. Però speriamo insomma che gli mandi almeno la lettera, perché forse ha fatto le foto alla televisione quando c'era, no, quello non vale, non quello, vale la televisione, non vale. Assolutamente, però una letterina, mandate, alla fine. Una letterina la manderei per sicurezza, insomma, per sicurezza, non magari si sa mai. È grande puntata, sempre in ascolto dalla nostra amica Daniela, e ti ringraziamo. E un'altra, una domanda da un nostro ascoltatore Alessio: secondo voi è plausibile che un amuleto o un talismano abbiano effettivamente degli effetti benefici o malefici? E chi può dirlo? Può avere effetti malefici se quel, sempre per chi ci crede, se quel talismano in realtà è stato usato per quello che viene chiamato un maleficio, quindi magari addirittura al suo interno può contenere oggetti utilizzati per questo rituale, mentre per diciamo portare del bene, io sono convinto che ci siano degli oggetti che magari tra virgolette si dice portano fortuna, sì, ci può stare che abbiano un'influenza benevola. O almeno io ci credo, come credo ad esempio allo sguardo che vedo in questo momento. Non ti chiamo in quel modo, assolutamente no, almeno per questa sera. Noi ci vediamo fra pochissimo dopo la pubblicità, sempre su Hidden. Buonasera a tutti e bentornati su Hidden Paranormal Activity. Questa sera parliamo di bambole e oggetti maledetti. Ci siamo lasciati poco fa con una domanda interessantissima di un nostro ascoltatore, che appunto ci chiedeva se secondo noi alcuni oggetti possano essere, comunque i talismani in particolar modo, possano avere un potere malefico o benefico. Dico la mia, nel senso che, come diceva anche Giampaolo, è anche una questione molto spesso di intenzioni, cioè l'oggetto molto spesso può divenire diciamo l'abitazione di qualcosa di negativo o di positivo a seconda delle intenzioni che qualcuno ha in qualche modo indirizzato verso l'oggetto, quindi quelli che chiamiamo, possiamo chiamare anche rituali magici, anche se non tutti credono in questo tipo di rituali, in questo tipo di attività. Però è una cosa molto interessante e ne parleremo diffusamente questa sera, sapere che comunque le forze malefiche operano in questi oggetti molto spesso e comunque sono collegate
collegati a molti incidenti nei confronti di chi possiede questi oggetti. Ci è arrivato un altro messaggio da una nostra amica, che è Monica di Valmontone. Complimenti sempre più forti e più bravi, e soprattutto molto precisi a raccontare le storie in modo interessante. Tant'è vero che mio figlio, molto scettico, sta in prima fila a vedervi. Grandi. Oh, vedi, questo è un buon risultato. Siamo contenti. Io, prima che anche il nostro Stefano ci racconta un'altra storia, ancora non so se su una bambola o su un oggetto infestato, diciamo così, io direi intanto di far prendere aria all'ospite, perché giustamente, se no non vogliamo nervosirlo, dice. Allora, intanto scopriamo l'ospite, poi però ve ne parliamo più avanti. Allora, Paolo intanto mi aiuta. Paolo, mi raccomando, non fa il preciso, lascialo, se no Paolo si mette a piegarlo, perché è precisissimo Paolo. E niente, poi ve la raccontiamo. Parlavamo di bambole, abbiamo con noi una bambola a farci compagnia. Stefano, invece tu cosa ci racconti? Io vi racconterò un'interessante storia che inizia intorno agli anni 70, nel 1972, e questa storia inizia con il ritrovamento di una bambola che poi nel corso del tempo comincia ad essere collegata a dei fenomeni piuttosto strani. Però prima di parlarvene c'è un piccolo spezzone di video di una trasmissione che nel 1981 ne parlava in maniera molto diffusa. Vediamolo. It's the weirdest story we've come across for a long time. A Brisbane man, determined to overcome his fear of a house believed haunted, enters it one night and under the floorboards finds a grotesque doll, estimated to be nearly 200 years old. Its evil-looking face is ringed with human hair, and it seems to possess the power to instill fear in human beings. Many who have come in contact with the doll have experienced strange feelings. Children have suffered nightmares. Now, we heard about the doll and took it to Brisbane psychic Keisha, who says it's the refuge of an anguished soul. Oh, you frightened me. You know, I just didn't know what I'd come across, you know, after I thought it was like it was a little kid, you know. Well, when we were bringing him back from Wagga, driving across a lonely stretcher road, we had him in the back of a station wagon, and it was in the night time. When the cars came in the opposite way, the reflection of the light from the cars made the bag look like it was moving, and I was driving. My brother, John, who was with me, he let it go for about 15 minutes and then put his hand round his shoulder and started saying, "Let me out, let me out," and the name stuck, you know. Is that hate carried in the doll? Absolutely. The hate, the sorrow, the anguish, pity, the murderous feelings, yes, carried in the doll. Quello che avete appena visto, e sento dei sospiri di sollievo quasi, quello che avete visto è un State Affair che è una trasmissione appunto australiana, e parla di questa persona, Kerry Walton, che è un uomo di Brisbane che nel 1972, in occasione purtroppo della morte della propria nonna, decide di, dopo aver partecipato al funerale, decide di andare ad esplorare una casa nella sua città natale che l'aveva sempre terrorizzato, perché era considerata una casa infestata. Mentre si trovava lì e stava girovagando per i suoi locali, vede in lontananza, illuminato dalla sua torcia, un volto di quello che sembra un bambino, e in effetti all'interno del video l'uomo dice che era rimasto molto spaventato perché pensava fosse il cadavere di un bambino. In realtà, avvicinandosi, si rende conto che questa è una bambola molto inquietante, dallo sguardo molto inquietante, demoniaco quasi potremmo dire, e con i capelli adornati, si seppe poi in un secondo momento, di origini umane. Questa bambola venne subito presa da Kerry, che cominciò praticamente a la portò a casa fondamentalmente, e cominciò a darle attenzioni, e cominciarono a dargli attenzioni anche gli animali e le persone all'interno della casa, che cominciarono ad avere dei veri e propri mancamenti o dei momenti di malessere a contatto con la bambola stessa. E addirittura il cane che abitava nella stessa abitazione attaccava la bambola e cercava in qualche modo di morderla e di distruggerla.
Questa bambola venne in un secondo momento fatta analizzare da alcuni medium e soprattutto da una sensitiva, Kisha, di cui si parla all'interno del reportage. E questa donna, appunto, come si vede alla fine di questo filmato, sembra percepire all'interno di questa bambola una cosa che già in precedenza una medium aveva detto rispetto a questa bambola, ossia che all'interno di questo oggetto si celava l'anima di un bambino che era morto per annegamento, e che questa bambola in realtà era stata realizzata 200 anni prima circa, e questa bambola allo stesso tempo non soltanto conteneva queste entità, ma probabilmente era stata fatta con gli stessi tratti somatici del bambino che era deceduto, probabilmente da un suo familiare in suo ricordo. In realtà però questa bambola era rimasta totalmente infestata da questa presenza. È curioso il fatto che in molte occasioni, ed è una delle bambole, probabilmente la bambola più infestata di tutta l'Australia, ed è stata anche oggetto di svariati reportage anche negli Stati Uniti, è stata ripresa molto spesso durante delle trasmissioni, e si dice, anzi è stato comprovato dalle riprese, che abbia fatto esplodere lampadine, abbia fatto spengere e riaccendere delle telecamere durante le riprese, e che si sia addirittura mossa e abbia in qualche modo dato delle brutte sensazioni a chi non credeva alla storia che veniva raccontata. Nella foto che vedete vediamo Kerry Walton che la sta tenendo in braccio, è ancora proprietà della loro famiglia, e chissà che realmente lo spirito di questo bambino, che sembra essere morto appunto 200 anni or sono in una zona dell'est Europa, probabilmente la Romania, abiti ancora questa bambola. Una storia veramente inquietante, chissà che ancora l'abiti. Io poi scusate, però è il bello della diretta, non so se si è visto o forse si è sentito nei nostri microfoni, ma mentre tu parlavi, dopo che abbiamo scoperto la bambola, è scattata la maniglia della porta che chiude lo studio, e con Paolo ci siamo guardati a dire: hai sentito anche tu? Vabbè, probabilmente non hanno sentito dai nostri ascoltatori. Ti assicuro che questo pezzo di puntata me lo vado a rivedere, perché lo scatto è stato abbastanza forte, e secondo me dietro la tua voce qualcosa che sia si letta sente. Perché diciamo che letta all'interno del video, viene anche spiegato, ci sono varie interpretazioni rispetto a questa cosa, gridasse let me out, cioè let me out, lasciami uscire, quindi chissà, ecco, che non abbia tentato di uscire dalla stanza, chissà. Qualche messaggino. Bravissimo, sì, va benissimo, così ci distendiamo un attimo. Ci distendiamo da questa storia, perché queste bambole le fanno così brutte? Ci dice Tiziana. In realtà questa qui in studio, devo dire la verità, brutta non è. Però quella che abbiamo visto, Let Me Out, obiettivamente è un po' zingaresca. Anche Robert non era brutto, alla fine. Sì, anche Shaggy non è brutto, no. Se vogliamo proprio, al monociglio, però insomma. Sì. E io direi anche di sentire un brevissimo vocale sempre di Tiziana, se sì, possibile. E poi ricordiamo, vogliamo le telefonate, perché durante la settimana non so quante miriadi di domande ci sono arrivate, sia sulle vecchie puntate che su quelle nuove. Fatecele in diretta, mi raccomando, vai. Che miseria, l'avete presa sul serio la bambola? Non è che abbiamo. L'abbiamo presa sul serio. Ce l'hanno prestata sul serio. Allora, cominciamo a dare qualche coordinata. Allora, questa bambola ci è stata, tra virgolette, presentata da una signora qui di Roma, che ci contattò non per un'indagine, ma perché proprio ci voleva parlare di questa bambola che ha in casa sua. Questa bambola ha una storia un po' strana, nel senso, è una bambola che gli è stata regalata da una conoscente, non un'amica, dopo una accesa, per così dire, discussione per problemi economici. Di punto in bianco non si parlava più con questa persona, e questa persona un giorno si è presentata alla porta di questa signora dicendogli che si scusava per quello che era successo, e come segno di scuse nei suoi confronti gli aveva portato questa bambola da un viaggio che aveva fatto. Lì per lì la signora che ci ha contattato
naturalmente è rimasta molto colpita dal gesto, perché primo non c'era questa grande amicizia tra queste due persone, e soprattutto dopo una discussione del genere pensava di non vedere più questa persona. Però non si è fatta tante domande, ha preso questa bambola e l'ha messa in soggiorno. Non so, magari a tanti di voi è capitato nella casa dei nonni trovare queste bambole o sul divano o sul letto, era usanza, fino a un po' di tempo fa si usavano queste bambole, e lei ha fatto la stessa cosa. Il problema è che da lì a poco sono cominciati degli accadimenti strani, ma non anomalie vere e proprie, più stati di malessere durante cene magari con gli amici, oppure quando erano seduti a vedere la televisione, improvvisi capogiri, improvvise nausee e roba del genere. Chi non ha mai gradito la presenza di questa bambola è il cane di questa signora, che da quando è entrata questa bambola in casa non faceva altro che abbaiare di continuo contro questa bambola, e la signora ci assicura che era un cane docilissimo, che veramente non abbaiava nemmeno se entravano i ladri. Dico era perché, ahimè, un mese dopo dell'entrata della bambola dentro casa, il cane viene trovato morto proprio in soggiorno, e così di punto in bianco, senza manifestare malattie o roba del genere. Non era giovanissimo, però. Non era giovanissimo, però nessuno si aspettava questa fine di questo cane. E dopo poco tempo la signora si separa dal marito, anche qui senza, almeno a detta sua naturalmente, senza una ragione certa, cioè un rapporto che si è spento come un fiammifero, ce l'ha definito così, a me sono rimaste impresse queste parole, e lei ha cominciato ad avere dei dubbi, a fare uno più uno, e allora ha interpellato un paio di sensitive sue amiche, chiedendogli, non dicendo niente della bambola, ma chiedendogli secondo loro che cosa poteva accadere dentro quella casa e se secondo loro c'era qualcosa di negativo all'interno di quella casa. Queste due persone, amiche della signora ma non conoscenti tra di loro, entrambe hanno avuto alla stessa conclusione, e cioè che tutto proveniva da questa bambola. Ora, quasi tutti, noi tutti, la prima cosa che avremmo pensato è togliere la bambola da casa. Certo. Queste persone, sempre senza parlarsi e senza conoscerli, entrambe le hanno consigliato che la bambola era assolutamente il punto nevralgico di queste anomalie, di questi malesseri, che la bambola faceva parte di un maleficio fatto alla signora e alla sua famiglia, ma che non poteva toglierla dalla casa perché secondo loro avrebbe amplificato ancora di più quel maleficio. Quindi gli hanno consigliato, come vedete adesso, di tenerla in una teca e di, tra virgolette, rispettarla. Quindi non avere, adesso magari passo per pazzo, però non avere rapporti con la bambola. Quindi se vedete infatti sul vetro, e la signora si è raccomandata con noi su questo, ha detto anche se non ci credete, mi raccomando seguite queste regole, non parlare con la bambola, non provocarla, non fissarla a lungo negli occhi. Ecco, tanti vari accorgimenti che lei assolutamente ha preso sempre alla lettera. E al momento, da quello che lei ci testimonia, non è successo più nulla di anomalo, nulla di malefico, tra virgolette, nella sua abitazione e alla sua persona. Ci ha raccomandato assolutamente di non tirarla fuori mai dalla teca. Io vi racconto quello che ci è stato raccontato, non vi dico che noi ci crediamo o che non ci crediamo, questo lo lasciamo a voi. Però, per correttezza verso la signora, che ci abbiamo messo un po' per convincerla, perché naturalmente, come potete immaginare, in questo momento lei l'ha portata fuori casa, quindi in realtà non sa. In realtà è la prima volta che fa una cosa del genere e un po' di paura ce l'ha, perché dice mi hanno detto di non portarla mai fuori di casa. Quindi la ringraziamo per questo favore che ci ha fatto, e naturalmente questa sera gliela riporteremo immediatamente. Ecco, questo è un piccolo assaggio. Poi ci sono delle anomalie che vi dimostreremo anche di questa bambola, però intanto una breve infarinata sulla storia di questa bambola che ci fa compagnia questa sera.
ve l'abbiamo data. Stefano, c'è qualche domanda per la bambola? No, per noi. Per la bambola assolutamente no, però c'è Isabella che ci dice: da stasera non guarderò più con gli stessi occhi neanche il Ciccio Bello Bua, che non sapevo esistesse. Ce l'ho anch'io, esiste, come esiste. Bua, sì, sì. Non sapevo. Questo programma mi ansia, ma siete come le ciliegie, una puntata tira l'altra. Meno male, okay. Grazie, grazie. E tanti altri complimenti, sia da parte di Isabella che di altri nostri telespettatori, e una domanda che io lascerei per dopo, perché intanto diccela, così ci pensiamo. Ci vogliamo pensare? Sì. Ci vogliamo pensare? Allora, ragazzi, ormai i complimenti sono scontati, anche stasera puntata interessantissima. Una domanda: ma qual è l'origine del mito della scatola di D-Book? Se esiste una origine, grazie mille, Alessandro. Io dico solo che questa è telepatia. Rispondiamo dopo. Risponderemo dopo. E a questo punto io direi che i prossimi messaggi li leggeremo subito dopo la pubblicità. Ci ritroviamo fra pochissimo qui su Hidden. Buonasera a tutti e bentornati a Hidden Paranormal Activity. Per chi si fosse messo soltanto in questo momento in collegamento con il canale 74 di NSL, stiamo parlando di bambole e oggetti maledetti. Ma abbiamo una chiamata, perché ci hanno ascoltato, abbiamo una chiamata e in linea abbiamo Simona. Sì, ciao ragazzi, mi chiamo da Reggio Emilia e ci siamo conosciuti anche di persona. Giampaolo forse ha capito, mio marito si chiama Luca. Assolutamente sì, Simona, buonasera e grazie per l'intervento. Dici tutto. Allora, la mia domanda è questa: a parte la vostra anomalia avuta prima, anche io ne ho avuta una poco fa, molto strana, mi è partita la puntata della scorsa settimana, non ho capito perché. Ottimo. Iniziamo bene. Mi stavo guardando, mi è partita all'improvviso la puntata scorsa, ho detto oddio, cosa succede adesso? Benissimo. Niente, la mia domanda è questa: io ho un dubbio. Io ho comprato una bambola anni fa su una bancarella, classiche feste di paese, così, in porcellana, che rappresenta una fatina. Però mi avevano detto che mi sarebbe arrivata un po' di fortuna con questa bambola, però sinceramente non mi è mai stata molto simpatica. Io è da un paio di anni che l'ho rinchiusa in una scatola in solaio. Vedi? Ha fatto la fine di Robert. Com'è? Ha fatto la fine della bambola Robert, spesso veniva sbattuto in soffitta. Sì, perché sinceramente non lo so, o sono io che ero un attimino... mi sentivo osservata molto da questa bambola e l'ho eliminata completamente. Beh, può portare, la mia domanda, queste bambole a avere un attimino questi problemi di falsi condizionare, oppure sono io che ero fissata da questa cosa? Ok, ti rispondiamo. Grazie Simona. Va bene, grazie. Grazie, ciao. Saluta Luca. Paolo. Intanto i condizionamenti ci sono. La faccia di Paolo, hai visto? Risponde, chiedi sempre a Fox. Eri rimasto l'ho visto così. Distratto. No, ma i condizionamenti ci sono. Cioè, al di là, anche per le fattezze stesse delle bambole, ci sono certe che veramente, anche donate con tutto il cuore, però certe volte rimani un po' di oddio, che mi hai regalato. E sicuramente questo condizionamento poi ci porta a fare magari dei pensieri negativi, e poi si sa che la negatività porta negatività, ed ecco lì che inizia tutto un circuito per il quale poi noi ripartiamo dall'origine, ovvero il condizionamento. Hai fatto bene, secondo me, a togliere quello che era l'origine, ovvero quello che ti faceva stare male perché ti dava delle sensazioni negative, ovvero la bambola. Adesso probabilmente la bambola non c'entrava nulla, però sicuramente il tuo rapportarti con questa bambola creava della negatività, quindi al di là che forse la bambola non aveva colpa, però hai fatto bene a togliere quello che per te era una cosa che ti metteva suggestione e negatività, quindi hai fatto bene a toglierla. Proprio perché poi gli oggetti questo hanno, no? Di segreto. Magari se c'è qualcuno che gli sta antipatico gliela regala. Ah sì, vabbè. E perpetriamo la maledizione. Possiamo verificare anche così, regalandola a qualcun altro e vedere come va a finire. Chi mi racconta qualche altra cosa e poi dopo vi racconto qualche altra cosa io dell'ospite. Ma io direi che può parlare direttamente Paolo, se continua. Vuole continua a parlare. Va bene. Allora, diciamo che quando si parla di oggetti, di bambole, così, non possiamo non nominare per forza i coniugi Warren. Un classico.
Perché? Perché a parte intanto chi sono i coniugi Warren, penso che chi guarda Eden sarà sicuramente informato su quell'argomento, ma per chi non lo sapesse, quei pochissimi, sono dei demonologi ricercatori del paranormale che inizia negli anni 50 creano una società appunto di ricerche, e diciamo che i casi più famosi da cui poi sono tratti praticamente quasi tutti i film su indagini del paranormale sono i loro. Ebbene, loro nella loro casa in Connecticut hanno anche un piccolo museo, ovvero quello che è un recuperare oggetti che sono stati magari, diciamo, protagonisti delle loro indagini, sia per quanto riguarda magari oggetti che venivano spostati da forze come potevano essere i famosi poltergeist di cui abbiamo già parlato, ma anche oggetti che loro e magari i proprietari di questi oggetti ritenevano posseduti o maledetti. Hanno pensato bene di crearne un museo per tenere più che altro sotto controllo questi oggetti, e li tenevano e li tengono tuttora a casa loro, anche se Warren purtroppo sono morti entrambi. Che tipo di oggetti? Ma veramente svariati. Per esempio, c'è un organo, per esempio, che hanno lì nel museo, un organo che era di proprietà di un collezionista di strumenti antichi, che aveva visto un affare, ovvero questo organo veramente svenduto. E gli avevano anche spiegato perché era svenduto, perché in realtà faceva parte di un arredamento di una casa che veniva ritenuta infestata, ma lui, al di là della storia, gli interessava l'affare, e quindi acquistare questo organo a poco prezzo. Fatto sta che, messo in casa, già dalla notte inizia questo organo a suonare, nel senso a fare prima qualche nota, ma poi veramente delle musichette. Sapendo a quel punto delle informazioni che erano state date della provenienza di questo organo, e conoscendo i Warren, li chiama. Il giorno successivo i Warren, la sera successiva, vanno, e anche loro sono testimoni di questo fenomeno. A quel punto, in accordo col proprietario, prendono l'organo e lo mettono appunto in questo museo. Museo che vede altri tipi di oggetti, tipo c'è una maschera molto particolare, si chiama una maschera, diciamo, demoniaca. In realtà è una maschera semplicissima che viene utilizzata, ricorda un po' quella di Halloween. L'abbiamo vista forse in una delle foto, si vede sotto una teca. E questa bambola, niente, sembra che chi la indossasse incominciasse a sentire un aumento di sensazioni di odio, tanto da essere spronato proprio a togliersela questa maschera, ma poi, andandosi a vedere riflesso nello specchio, il proprio volto risultava deformato, quasi demoniaco. E a quel punto venne ceduto proprio ai Warren per tenerla anche questa dentro il loro museo e sotto controllo. Ma parliamo anche di una bambola. Che bambola parliamo? Annabelle. Assolutamente no, abbiamo la bambola Shadow. La bambola Shadow è una bambola è una bambola che posso andare via? No, la bambola Shadow è una bambola che due persone hanno ricevuto, anche in questo caso da un regalo da una loro conoscente, e dal momento in cui hanno ricevuto questa bambola hanno cominciato a fare dei sogni, sia entrambe le persone, riguardanti la loro morte violenta. Ecco. Diciamo, sia questo, sia un sentimento di persecuzione, di essere osservati, di essere eseguiti, insomma, alla fine sono stati consigliati di rivolgersi appunto a questi due studiosi del paranormale, che hanno individuato, soprattutto Loren con le sue capacità un po' medianiche di individuare una presenza maligna all'interno di questa bambola, e hanno concordato di portarsi via la bambola. Infatti poi i coniugi non hanno più avuto problemi. Adesso, parti scherzi, arriviamo all'oggetto più famoso di questo museo, ovvero la bambola Annabelle, come diceva Giampaolo. Perché è l'oggetto più famoso? Perché è quella che ha creato molti problemi sia all'interno del museo, ma soprattutto ai proprietari, ovvero una ragazza che negli anni 70 ricevette questa bambola dalla madre, e questa bambola, mentre lei abitava insieme ad altre due ragazze, messa all'interno della camera, sembrava muoversi, ovvero la veniva lasciata sul letto, la trovavano su una sedia, veniva lasciata in camera, la trovavano in cucina, finché un giorno la trovavano addirittura in parte insanguinata e con vicino una scritta proprio con il sangue, tipo help me, ovvero aiuto. A quel punto si rivolsero a una medium che inizialmente percepì la presenza di una bambina all'interno di questa bambola, dicendo solamente: è una bambina che ha bisogno di aiuto, di affetto e di amore, quindi fate in modo di tenere stretta a voi questa bambola e non cercate di non evitarla.
In realtà le cose andavano peggiorando, soprattutto proprio per gli amici e per il fidanzato di questa ragazza, tanto di essere spinti e consigliati di andare invece da Warren, che invece sempre tramite Lauren Warren riuscì a individuare invece una presenza molto maligna, che forse aveva intenzioni più di possessione verso la ragazza. E a quel punto la bambola viene data ai Warren, che la misero dentro una teca, ed è l'oggetto più benedetto di questo museo, perché sembrerebbe essere l'oggetto più potente e ancora oggi capace di creare problemi a chi si avvicina troppo, a chi insomma cerca di sottovalutarne il pericolo. Questo è quanto, Stefano. Subito, cioè basta chiamare, non è basta rivolgersi a Chucky. Ricordiamoci dire, che avevamo una domanda in sospeso. Avevamo una domanda in sospeso, ma prima della domanda c'è una foto che ci ha mandato sempre Isabella, che prego la regia di mandare in onda se possibile. Con questo messaggio: voglio essere molto seria, questa bambola apparteneva a mia madre, che ormai manca da circa 14 anni e ci giocava che era una bambina. Dunque questa bambola avrà circa 60 anni, non so se sia vero, però vi posso dire che con lo sguardo mi trasmette serenità e qualcosa di buono, forse perché proveniva da una persona per me molto importante. Certo, suggestione o non suggestione è qualcosa di bellissimo. Di bellissimo. E, sì, e ringrazio Isabella. Sì, sì, ringrazio Isabella per questa testimonianza e per la foto che ci ha mandato, perché è quello il bello di Eden. Non mandiamo soltanto messaggi per impaurire, per tenere le persone con l'ansia e quindi attaccate al televisore. No, sono messaggi belli, perché il paranormale in realtà è anche tanto, tanto bello. E dà messaggi positivi, non è solo oscurantismo. C'è l'uno e c'è l'altro. Noi purtroppo in studio stasera invece abbiamo l'altro. Ma anche perché tipo da stasera avrebbero tutti buttati le bambole a casa. No, in realtà... assolutamente. Stefano. Io però, visto che come al solito voi c'hai eccetera eccetera, Giampaolo, ma dei manichini che lasciano incustoditi nelle location delle vostre indagini? Questo è qualche infame che mi conosce. Ne vogliamo parlare. Si è firmato? Daniela, la nostra amica Daniela. Io ho il terrore, è proprio una fobia secondo me, di manichini. E io non so perché, forse il resto del GIAP si mette d'accordo con i proprietari, non lo so, un giorno lo scoprirò, però... Fatalità, in ogni posto dove andiamo ci sono o riproduzioni o bambole o manichini, e vi posso assicurare che fatalità, chissà come mai, capita sempre a me di incrociarli. E un giorno, nella famosa puntata del Dietro le Quinte del GIAP, vi farò vedere le mie reazioni davanti a queste, perché non bisogna vergognarsi. Sono molto composte poi. Sono molto composte e le dovrò bippare... parecchio, a ripetizione. Stefano, posso dire una cosa per quanto riguarda la domanda che ci hanno fatto nel blocco precedente? Sei liberissimo. No, perché parlavano del D-book e volevo invitare il nostro ascoltatore, la nostra ascoltatrice, non so chi avesse mandato il messaggio, di aspettare, in questo caso dico la mia, ma insomma mi va a proviare, la rubrica di Paramovie, perché proprio nella rubrica di Paramovie andremo a parlare di ciò che è il D-book box. Niente, ormai se la suona e se la canta. No, per dire che comunque ci sarà la spiegazione, però è solo da attendere ancora un pochettino. Rimanete collegati, poi vi ricorderemo anche ovviamente che una piccola comunicazione di servizio, che a seguire di Hidden ci sarà PSI Factor, che è una bellissima serie, anche in questo caso un doppio appuntamento con PSI Factor. È una serie della fine degli anni 90, canadese, che appunto parla di eventi legati al paranormale, a capacità ESP, quindi extrasensoriali, da parte delle persone che vengono studiate dall'OSIR, che è questa, diciamo, forma di organizzazione che si occupa appunto di ricerca e di investigazioni sul paranormale. Ma torniamo subito a un altro oggetto maledetto, o presunto tale, che è la cassettiera di Jacob Cooley. Questa cassettiera, che in realtà viene tradotta in Chest of Jacob Cooley, ossia il baule di Jacob Cooley, è in realtà appunto una cassettiera, è molto diversa da un baule come oggi lo intendiamo. E questo oggetto fu commissionato in qualche modo da Jacob al proprio schiavo Hosea. Siamo nel periodo nel 1862, quindi c'è ancora lo schiavismo negli Stati Uniti, che abita in Kentucky. Hosea si mette subito al lavoro. Questa cassettiera doveva essere realizzata per il primogenito di Jacob,
e viene subito realizzata, nel giro di poche settimane viene realizzato questo bellissimo mobile per contenere gli indumenti del bambino. E non si sa per quale motivo realmente Cooley non fu particolarmente contento del lavoro di Osea e decise di picchiarlo a sangue, fino a che lasciandolo in fin di vita, qualche giorno dopo purtroppo lo schiavo morì. I suoi compagni che volevano in qualche modo vendicarlo cercarono di trovare una soluzione per non ribellarsi al signore della tenuta, e quindi si misero in contatto con un compagno di Osea che praticava il voodoo, e con del sangue essiccato di gufo, almeno così la leggenda racconta, la cassettiera fu cosparsa di questo sangue e maledetta, perché tutti i discendenti della famiglia Cooley e chiunque fosse venuto in contatto con quell'oggetto avrebbe avuto una vita piuttosto breve, o comunque avrebbe vissuto delle esperienze molto spiacevoli. E non tardò questo ad avvenire, perché Jacob Cooley non ebbe particolari problemi in seguito a questa maledizione, ma i suoi diretti discendenti sì. Infatti il bambino che stava per nascere morì dopo due giorni morì improvvisamente per una malattia incurabile, almeno per il periodo incurabile. Anche il secondo figlio, il secondo genito di Jacob Cooley, morì ucciso da un suo servitore. Si pensò inizialmente a una rappresaglia da parte dei servitori nei confronti di Jacob, in realtà sembra che il servitore non riuscì a spiegare che cosa gli fosse preso in quel momento e perché avesse accoltellato il bambino. Si sa soltanto che era di fronte a questa cassettiera. Il tempo passa e questa cassettiera viene passata di mano in mano tra i parenti e i figli di Jacob Cooley. Il terzo figlio riesce a rimanere sorprendentemente in vita, John. Costui sposa Ellie, una donna molto bella, e in seguito al matrimonio con questa donna vengono in contatto anche con la sorella, l'ultima sorella di John, quindi l'ultima figlia di Jacob Cooley, Melinda, la quale era sfuggita dal padre tiranno con un uomo di nome Sean, un uomo irlandese con cui si era trasferita a New Orleans. Non sapendo più però dove stare, vivendo praticamente in povertà, decide di ritornare e mette il proprio abito da sposa all'interno di questa cassettiera che le era stata regalata da Ellie, appunto dalla moglie del fratello, e poco dopo muore improvvisamente. A quanto pare alcune voci parlano di polmonite, di una malattia difficilmente curabile per il periodo, altri per un incidente, ma sicuramente quello che ha coinvolto l'incidente, diciamo più grave, che ha coinvolto questa famiglia è stato Sean, che è stato colpito in maniera improbabile dalla passerella di un traghetto che stava attraccando a New Orleans. Quindi mentre stava attraccando, questa passerella l'aveva colpito alla testa e l'aveva ucciso dopo che l'uomo si era allontanato dalla moglie. Passa molto tempo fino a che questa cassettiera, passando di padre in figlio, arriva a Virginia Hudson, che è praticamente la nipote di Evelyn, un'altra delle donne che fa parte di questa disgraziata storia, che aveva ricevuto questa cassettiera successivamente e che si era suicidata sulle scale che portavano alla stanza che conteneva questa cassettiera. Quindi questa cassettiera, nonostante fosse mantenuta nascosta e non fosse utilizzata, in qualche modo continuava a perpetrare la sua maledizione. Virginia, preoccupata di quello che stava, diciamo, della storia che era collegata a questa cassettiera, decise in un primo momento di non utilizzarla. In un secondo momento però non era convinta che questa maledizione potesse colpirla e vi mise gli abiti del proprio bambino neonato. Anche questo bambino, purtroppo per paralisi infantile, morì pochi giorni dopo la sua nascita. Decise quindi di mettersi in contatto con Annie, una sensitiva e soprattutto una maga anch'ella di voodoo, la quale scoprì appunto che su questa cassettiera incombeva una maledizione molto potente, e gli chiese di, se voleva appunto rompere questo ciclo di morti e di disgrazie, di portare a termine un rituale. Doveva fondamentalmente essere rinchiusa all'interno
all'interno di una stanza all'interno della quale doveva essere bollita una pentola con delle foglie di salice con un gufo impagliato, quindi il ricordo del sangue di gufo che era stato utilizzato per il maleficio, e successivamente le foglie di salice bollite dovevano essere sotterrate sotto un cespuglio di lillà con il manico del bricco rivolto verso est, ossia verso il sole nascente. E Annie aveva promesso che se questo rituale fosse andato a buon fine, una delle due però persone, o Annie o Virginia, sarebbero morte entro la fine dell'anno. Purtroppo questa fine toccò ad Annie, Virginia rimase in vita, ma dopo appunto questa lunghissima serie di eventi decise di donarla al museo nel 1976, al museo al Kentucky National Museum. E qui si conclude la storia di un oggetto che a quanto pare non ha risparmiato nessuno, non ha risparmiato nessuno. 17 vittime. Ecco. Abbiamo però in linea Marco. Sì, pronto Marco. Buonasera, senti, io volevo sapere una cosa. Praticamente i tarocchi sono maledetti oppure no? Perché tanti anni fa è successo una cosa che mi hanno fatto toccare dei tarocchi e io praticamente non ci credevo, e allora che ho dovuto un attimino toccarli, però ho mischiato il mazzo di carte in diverso modo e almeno mi avevano detto com'era, diciamo, nell'ordine. E dopo che ho rimesso il mazzo di carte come stava, mi hanno detto che le carte erano maledette. Io non ci ho creduto su questa cosa qui, però poi col passare del tempo ho avuto parecchi problemi e via. Per parecchi anni sono riuscito a tirare avanti, però me la sono dovuta tenere da me la maledizione. Anche gli esorcisti non hanno potuto fare niente. E la stessa identica cosa ho visto anche che su un problema di alcuni oggetti del mercatino del mese oppure il mercatino normale, alle volte ci sono quelle cose che vengono date però non si sa se sono maledette oppure no. Come si può fare per una cosa del genere? C'è da credere oppure no? Ok, ti rispondiamo. Grazie Marco per la tua testimonianza e per il tuo intervento. Grazie a voi. Ciao Marco, vogliamo aspettare per rispondere? Facciamo questa risposta velocissima. Possiamo? Certamente. Dico la mia, naturalmente. Assolutamente evitate la lettura dei tarocchi. Io non so se toccare i tarocchi possa portare una maledizione, ma anche parlando con sacerdoti esorcisti in svariate occasioni c'è stato sempre raccomandato di evitare appunto queste forme di occultismo, quindi lettura di carte, letture di tarocchi. Perché, come abbiamo detto svariate volte, aprono una porta verso un qualcosa che non conosciamo e spesso non sappiamo con chi entriamo in contatto. E soprattutto non dimenticate mai, ma questo non ve lo dico io, ve lo dico da cattolico e credente, e ve lo dirà qualsiasi esorcista a cui potete rivolgere questa domanda. Le fatture, i malefici, così vengono definiti dalla Chiesa, ahimè esistono, e purtroppo, non chiedetemi perché, ma esistono persone che riescono ad entrare in contatto con il male e a trasportarlo verso altre persone. Quindi sì, ci può essere questa forma, tra virgolette, di maledizione. Ora non ti so dire se soltanto toccando le carte può avvenire una cosa del genere, però evitare, secondo me, in questi casi è sempre meglio. Io sottoscrivo in pieno tutto quello che ha detto Giampaolo, insomma, su questi oggetti che possono essere purtroppo a volte forieri di eventi negativi, però continuiamo a parlarne fra poco dopo qualche minuto di pubblicità su Eden.
Buonasera e bentornati a Hidden Paranormal Activity. Per chi si fosse messo soltanto in questo momento in collegamento con NSL, stiamo parlando di bambole e oggetti maledetti. E di Paranormal Activity in effetti possiamo averne forse qualche prova questa sera, perché è una puntata molto particolare parlando di oggetti e di bambole maledette o presunte tali. Però c'è un messaggio che vorremmo leggere, insomma, di ben augurio, che è: pregate la regia di non inquadrare la bambola, non smetto di fissarla, e c'è scritto di non fissarla. Sì, in effetti tra gli accorgimenti c'è quello di non fissarla costantemente negli occhi o per troppo tempo negli occhi. Però in realtà questo è proprio un gioco di forza di volontà. Quindi la regia vi fa vedere la bambola da vicino, voi guardate dal naso in giù, non guardate, no, adesso a parte gli scherzi, sì, quella è una delle cose di cui si è raccomandata la proprietaria della bambola. E tra l'altro non vi ho fatto presente un'altra cosa, e cioè che noi purtroppo non abbiamo potuto analizzare la bambola, perché come vedete anche scritto, mai tirarla fuori da questa teca. Noi ci atteniamo a quello che ci ha detto la signora, però abbiamo fatto caso a una cosa. Già quando siamo andati a casa della signora abbiamo fatto caso che in realtà la bambola sprigiona un campo elettromagnetico suo proprio. Adesso vi faccio vedere con il nostro K2, che già vi abbiamo presentato altre volte, un rilevatore di campi elettromagnetici normalissimo. Vi faccio vedere che naturalmente siamo in studio, quindi per chi subito pensa male, ci sono radiomicrofoni, ci sono telecamere, quindi ci può essere un minimo di disturbo. In realtà non so se riuscite a vederlo, faccio vedere, guardate, in realtà non c'è dispersione di campi elettromagnetici. Se lo avviciniamo alla bambola, adesso magari non fa niente, guarda che figuraccia, ecco, vedete, ogni tanto arriva anche a metà scala, quindi al giallo, che in realtà è qualcosa di poco spiegabile. Noi, torno a ripetere, non abbiamo potuto analizzare la bambola, crediamo alla buona fede della persona che ce l'ha presentata. Io non credo, conoscendo la signora, che si sia messa a creare qualche marchingegno all'interno della teca per sviluppare campi elettromagnetici, anche perché in realtà non è che uno si alza la mattina, faccio un campo elettromagnetico, no. Quindi è un'anomalia che, come ci è stata segnalata, l'abbiamo riscontrata e la segnaliamo anche a voi. Nient'altro, non vuole essere una prova certa di una infestazione di questa bambola, però era curioso farvelo presente. Come è curioso, no, curioso no, perché ormai è fissa come cosa, però visto che lui mi ha fatto gli scherzi prima, mo qualcosa mi invento pure io. Questa sera non andrà in onda la rubrica Paramovie per sciopero della regia. Scherzo, lasciamo spazio a Paolo e alla sua rubrica Paramovie. E anche questa sera, insomma, andiamo su degli argomenti dove il cinema, insomma, va sempre a pescare bene e facilmente. In questo caso partiamo con un filmato riguardante quello che sono bambole, pupazzi, insomma, questo genere di argomenti di possessione. Prego con la prima clip. Signore e signori, pronti a restare sbalorditi, pronti a restare stupiti, ammirate come Mary Shaw dona vita al suo ragazzo fatto di legno. Dov'è finito Billy? Billy! Dove ti nascondi, Billy? Non mi troverai mai, madre! Non avevo dubbi che fossi nascosto in platea. Tu, lì, puoi guardare sotto la tua poltrona, per favore? Sarà lì. È qui. Ti dispiace portarlo qui da me? Bravo bambino.
Di grazie. Grazie, Harry. È così, giovanotto? Il tuo nome è Harry? Beh, a quanto pare il mio ragazzo ti ha preso in simpatia. Sai il bambolotto che fine aveva fatto se ce l'ho entrato? Dead Silence, un film del 2007, e abbiamo visto una scena con Mary Shaw, che in realtà non è un nome di fantasia, ma è il nome reale di una donna vissuta negli anni 30 e che con suo marito, come tutti quelli che più o meno a cavallo a fine degli anni 29-30 hanno subito la crisi economica, e per andare avanti il marito iniziò a costruire dei pupazzi che pensava di vendere, ma in realtà poi Mary iniziò a farci degli spettacoli per dei bambini, ed erano proprio dei pupazzi per, come fossero pupazzi per i ventriloqui, insomma, come per metterci la mano e giocarci. E iniziò ad avere un discreto successo, tanto che qualcuno che invece da questa crisi non riusciva ad uscirne, geloso, bruciò il laboratorio del marito e prese fuoco anche casa, purtroppo, e gran parte di questi pupazzi andarono persi. Il marito purtroppo andò in depressione per tutto questo lavoro, insomma, perso, per tutta questa fatica, pensando di non riuscire a una seconda volta a riuscire fuori da questa, da queste difficoltà. Questa depressione lo portò praticamente al suicidio, anche perché poi ha iniziato a stare male per una serie di situazioni. Mary invece andò avanti da sola e con quei pochi pupazzi che gli erano rimasti, e riprese ad avere in realtà successo, ma non solo per quanto riguarda feste di bambini, ma veri spettacoli a teatro. Successe però che a un certo punto questi spettacoli, lei poi perfezionò il suo riuscire a essere proprio un ventriloquo, quindi un ventriloquo donna, quindi, tanto che molti pensarono che addirittura i suoi pupazzi parlassero realmente da soli, erano proprio due entità divise tra Mary e i suoi pupazzi. Ma alcuni di questi spettacoli andarono male. Perché? Perché le persone incominciarono a ridere di lei e a ridere dei pupazzi, non credendo e non rimanendo affascinati da quel mondo dello spettacolo di ventriloquo di Mary. Incominciarono appunto a deridere, e i suoi contratti piano piano andarono ad essere cancellati, perché questa situazione di essere derisa continuò per alcune serate, soprattutto perché in alcuni teatri era sempre presente un bambino, una specie di bulletto che andava apposta per prendere in giro Mary e i suoi pupazzi. E Mary rispose malamente a questo bambino, perché era ormai stanca di sentirlo e vederlo ogni spettacolo. Bambino che qualche giorno dopo venne ritrovato morto e lungo le sponde di un fiume. Ovviamente tutti, soprattutto chi aveva assistito al battibecco tra Mary e questo bambino, accusò Mary di essere la responsabile della morte di questo ragazzo. Mary cercò di giustificarsi e di dimostrare la propria innocenza, ma non venne creduta, soprattutto dal padre del ragazzo, che invece andò addosso a Mary e gli strappò la lingua, proprio a punirla del fatto che secondo lui stesse dicendo una falsità. E Mary purtroppo, dopo qualche ora di agonia, morì dissanguata, e i suoi pupazzi vennero subito presi, rubati nel tentativo di rivendere, perché comunque erano dei pupazzi fatti veramente bene. Cosa successe? Che tutte le persone che si erano impossessati dei pupazzi di Mary in realtà vennero ritrovate morte e senza la lingua. E qui inizia la parte un po' più, diciamo, particolare della storia. E non solo, quello che è ancora più particolare è che i discendenti di queste persone tutt'oggi continuano a dire che, nonostante hanno cambiato città, paese, addirittura chi, nazione, nelle loro abitazioni continuano a vedere come dei bambini, in realtà molti dicono che forse sono proprio i pupazzi di Mary, e anche delle volte una donna che velocemente passa nelle stanze di queste persone, quindi ancora essere perseguitati dallo spirito dei pupazzi e di Mary. Questo è il primo racconto per quanto riguarda situazione bambole e pupazzi, ma andiamo alla seconda clip e vediamo di cosa andremo a parlare. Mio padre chiede di vedere cosa c'è nella borsa. Il rabbino vuole sapere dove l'ha presa. La vendeva un uomo in un giardino.
E lei l'ha aperta? Lo dica, Clyde. Ha aperto la scatola. Mia figlia. Mia figlia l'ha aperta. Che cosa vuole questa creatura da lei? The Dibuk cooked for... Il Dibuk cerca l'innocenza. Un'anima pura. Entrerà e uscirà di continuo dalla scatola alla ricerca dell'ospite giusto. L'ospite sentirà come delle voci. Avrà delle visioni. Questi sono tutti inganni del Dibuk per proteggere se stesso e allontanare gli altri. Appunto, andiamo a rispondere alla domanda del nostro ascoltatore che chiedeva della scatola di Dibuk. Qui la storia è un po' complessa e lunga, cercherò di sintetizzarla al massimo. Ovvero, a un certo punto, negli anni 2000, una persona in America che aveva un negozio di antiquariato acquista in un'asta una scatola in legno abbastanza antica, che era in realtà un contenitore per del vino, bottiglie di vino, bicchieri di vino. E questa faceva parte di una famiglia dove una signora morta a 103 anni era già sfuggita all'olocausto, quindi diciamo dalla prigionia comunque diciamo da quello che poteva essere una morte molto, molto dura, e si trasferisce per rifarsi una vita in America. E porta con sé questa scatola. Adesso molti dicono che l'ha portata dalla Polonia, perché questa signora era polacca. Chi l'ha presa prima passando per la Spagna, chi l'ha presa direttamente in America, adesso l'importante non è quello. L'importante è che la donna aveva detto che la sua morte, aveva detto ai nipoti: mi raccomando, cercate di crepatemi, ma cremate insieme a me la scatola. Invece i nipoti, pensando invece che la scatola sembrava bella e potevano farci qualche soldo, l'hanno messa a quest'asta. Quindi questa persona acquista questa scatola, andandola a mettere nel negozio e aprendola scopre che non c'erano bottiglie di vino, ma c'era una specie di altarino, cose molto strane all'interno, tipo delle ciocche di capelli, dei fiori secchi, c'era una lastra in marmo con delle incisioni ebraiche sopra. E non capisce di cosa si tratta, ma era molto particolare, e comunque decide di lasciarla nel negozio. E da quel momento iniziano qualcosa di strane, soprattutto a chi si avvicina alla scatola, ovvero la dipendente che gestiva un po' gli oggetti del negozio incomincia ad avere dei sogni stranissimi dove la scatola era protagonista, e capisce che qualcosa non va con quella scatola e chiede al proprietario di sbarazzarsene o la scatola o io. Ovviamente era questa la cosa. Il proprietario quindi che decide di darla alla madre, di fare questo bel regalo come soprammobile alla madre. Il problema è che la madre, una volta ricevuta la scatola, nel giro di poche ore, la mattina dopo, ha un ictus. Niente, sembrerebbe che già parte male la storia. Infatti, andando avanti, anche degli amici vedono questa scatola e lui pensa di dichiararla a questi amici, ma questi amici incominciano ad avere dei sogni strani e pericolosi, insomma sempre con delle morti violente, insomma non si fidano, capiscono che la scatola sta portando negatività in famiglia e la riconsegnano al proprietario. Il proprietario che a quel punto la tiene per lui, ma lui ha gli stessi effetti di quelli che vengono raccontati dagli altri, ovvero sogni molto brutti. A quel punto decide di darla via. Come? Tramite eBay. Siamo nel 2000, quindi incomincia con eBay il giro di questa scatola, e lui, andando a vedere un po' la storia da queste scritte ebraiche, così capisce che potrebbe essere legata a una, diciamo, a una credenza ebraica, ovvero di quella del Dibuk, ovvero un'entità diciamo, che non è riuscita ad andare oltre, ma è rimasta qui per cercare di finire cose che non ha terminato, e per fare questo deve entrare e possedere un ospite, quindi cercare un ospite. A quel punto, impacchettata così la storia, mette su eBay e la scatola incomincia ad essere acquistata, ma acquistata e nel giro di qualche settimana rimessa su eBay con le stesse indicazioni, aggiungendo magari qualche frattempo è successo, e quindi c'è questo 3-4 passaggi su eBay di persone che lo rimettono in vendita senza guadagnarci in realtà, perché il prezzo più o meno rimaneva sempre questo, era proprio una volontà di sbarazzarsi della scatola, finché a un certo punto la viene ad acquistare un gestore di un museo che ha attirato anche delle varie storie
storie che venivano raccontate dai vari proprietari, decide di metterla in un museo e chiamare un rabbino per capirne di più. In realtà il rabbino che cosa dice? Gli fa capire che è difficile che fosse un D-book, perché un D-book, come abbiamo detto prima, cerca di possedere qualcuno. In realtà dalle storie raccontate nessuno viene posseduto, ma probabilmente è proprio un oggetto che è stato maledetto e che quindi porta della negatività e porta effettivamente ad avere questi sogni. Così viene messa all'interno di una teca e negli ultimi anni viene acquistata da un famoso ricercatore del paranormale, un certo Zack, non dico altro, per chi e l'ha messa e oggi, tutt'oggi la possiamo trovare nel suo museo di Los Angeles, un museo appunto dedicato all'occulto. Su Zack io andrei in pubblicità, così mi riprendo direi, un attimo. Direi proprio di sì. Ci vediamo fra pochissimo, sempre su Hidden. Bentornati a Hidden Paranormal Activity, siamo giunti quasi alla conclusione della nostra puntata dedicata tutta agli oggetti e alle bambole maledette o possedute, così possiamo dire, e siamo qui anche a leggere alcuni dei vostri messaggi che ci sono arrivati in tantissimi anche durante la rubrica di Paolo. Allora, una domanda di Eugenio: oltre che le bambole, possono essere infestate anche foto oppure quadri? Ciao e dai e Giap. Penso di sì, siamo sempre nel campo delle ipotesi, però sì. Oggetti sono oggetti, qualsiasi oggetto. E poi abbiamo un altro messaggio da parte di Alessia da Ostia che ci racconta, ve lo dico brevemente, che avevano in casa un quadro, di quei quadri in cui venivano ritratti dei bambini che stavano piangendo, fanno parte di una serie di quadri che sono stati realizzati da autori incerti, sequenza dei bambini piangenti appunto, e si diceva che portassero sfortuna. In effetti negli anni passati avevano avuto una disgrazia dietro l'altra e tra parenti e amici si erano chiesti se liberarsi definitivamente di questo oggetto. Lo scorso anno ha convinto appunto la madre a bruciarlo e nel barbecue del giardino, quindi perfetto, una cosa molto molto facile da fare. Devo dire che adesso le cose stanno andando un pochino meglio, ma sarà un caso? Ancora complimenti per la trasmissione. Se è un caso non lo possiamo sapere, però sicuramente se le cose vanno meglio ha fatto bene a farlo. Immagino che sia venuto anche un fantastico barbecue. Assolutamente sì, assolutamente sì. Probabilmente dovremmo farci invitare anche, sì, per magari fra qualche aione. Sì, sta anche vicino. Sì, bisognerà vedere quando, però. E tanti altri complimenti, che siamo bravissimi, che la trasmissione è bellissima, è tra fantastica. Anche troppo. Però diciamo anche che dopo di noi c'è un'altra strafantastica serie, che è quella di PSI Factor, che è una serie tutta dedicata al paranormale, agli eventi ESP, poltergeist, insomma gran parte degli eventi e delle manifestazioni che abbiamo raccontato nelle scorse puntate e che continueremo a raccontare qui su Hidden. Quindi mi raccomando, rimanete sintonizzati su NSL a partire dalle 22:30, quindi subito dopo di noi ci saranno due episodi di PSI Factor. Io a questo punto lascerei la parola, come di consueto, a Giampaolo per l'ultimo aforisma. Sì, io intanto ringrazio tutti quanti per averci seguito anche in questa puntata. Voglio ringraziare, a parte gli scherzi, a parte tutto, la signora che ci ha dato in concessione per questa sera la bambola, definitela come volete, però è stato qualcosa di interessante. Approfondiremo l'argomento e vi terremo aggiornati su tutto. Mi raccomando, ricordatevi la prossima puntata lunedì alle 21, mi raccomando interagite sempre con noi durante la puntata, perché Hidden è la vostra trasmissione. E come sempre mi giro e andiamo a leggere il nostro aforisma finale. L'uomo primitivo trasforma gli oggetti in soggetti, quello moderno i soggetti in oggetti. Possiamo supporre che il primo si illuda, ma sappiamo con certezza che il secondo si sbaglia. Grazie a tutti e buona serata.